Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nel momento in cui viene nella disponibilità dell'indagato, degli avvocati, insomma, è un atto che come dire, ormai nella prassi diffusa diventa di dominio pubblico. Però è la prassi, quindi è stato divulgato dal Mastro, praticamente. Questo sarebbe dagli avvocati del Mastro. Siamo, direbbe qualcuno, siamo alle gomme finali. Non c'è quella copertura di segreto investigativo, non facciamo confusione. Una cosa è la eventuale rivelazione di segreti d'ufficio, che secondo me, dalle carte che ho letto, c'è. E la posizione del ministro Nordio, mi dispiace dirlo, aggrava, perché qualora dovesse ritenersi fondata l'impostazione inizialmente investigativa, non accusatoria, perché accusatoria è quando si fa l'esercizio dell'azione penale, ma investigativa della procura, e poi si pone un problema anche nei confronti del ministro della giustizia, che ha dato copertura su un'eventuale, secondo me probabile, violazione del segreto investigativo. L'informazione di garanzia non c'è una violazione di segreto, sono atti che dovrebbero rimanere riservati, ma non è un reato se viene divulgato, come dire, la notizia di una informazione di garanzia. Sarina Biraghi. Io credo che intanto sicuramente Giorgia Meloni